Bentornati nella videorubrica Gente, oggi siamo qua con Martucci Simone. Ho sempre vissuto a Borgonovo, che sarebbe una borgata della provincia di Roma. Ho 23 anni e ho cominciato adesso il giovedì. A me dai donne, macchine e armi, a posto. So Simoncino, guai a chi mi tocca, e se tu ce provi io te sparo in bocca. So sempre pieno, pieno di sorsa, e lo metto in bocca e lei me lo lecca. Io la macchina è come se fossi, la tratto come se fossi io. Cioè la macchina mia è sempre pulita, sistemata, usata. Se ti ha fatto un tappezziere fatto su misura, basta, sotto c'ha dei strappo, che tolti quelli, se sfila il sedile sopra, e sotto c'è quello normale. Cioè praticamente i pedali sono più lunghi. Sì, un po' allungato. Con questo ho fatto 9 gare tra estetica e impianto, ho vinto 14 coppe. In questo caso 12.000 watt in tutto, e ci ho fatto 146 decibel. Deve essere estrema, perché sennò alla fine che ti ricordi della vita? Cioè se tu fai la vita monotona tutti i giorni come tutti gli altri, cioè dici che ho fatto, io magari ho lavorato 12 ore per tutti i giorni. E i vabbè, soldi poi... come te li fai? Queste le domande non si fanno. Però ho cominciato a luglio la carriera come rapper e sto facendo anche film, programmi tv e altre cose. Chi è che ti ha inserito in questo mondo? Questo mondo mi ci ha fatto entrare Mirko, alias Virgitano. Son cazzo dei malviventi, pieno di rabbia da divide costarcenti. Coste rime mo te spiego solo chi t'ascolti. Troppi pianti, troppa merda, so esperienze forti. Qua c'ho una cosa che mi ha regalato la mamma di Mirko. L'ha trovata sulla spiaggia dove andava Mirko da bambino. E me l'ha regalato e mi ha detto di tenerlo sempre con me quando vado a fare serate, quando vado a fare i video, quando vado a fare qualsiasi cosa. C'ho sta maglietta che mi ha regalato Mirko, che era la sua, dopo che abbiamo fatto le riprese del video o del primo round, era quella che c'era lui. Pepi sempre vivo avanti senza distrazioni. Roma, Italia, quartieri, borgate. O de Roma clan e siamo un branco dei leoni. O de Roma clan e manca l'aria nei polmoni. Io dei. Fossi in te non lo farei. Mirko faceva rap e lo faceva veramente col cuore, come lo faceva Pepi. Praticamente il rap è una forma di dialogo che c'è tra le borgate di Roma, è vero? È un'espressione... la maggior parte delle volte comunque di disagio sociale, di rabbia che uno c'ha dentro. C'è sta l'aiuto da parte dello Stato, non c'è sta niente. Se vieni dalla borgata sei visto male dappertutto. Uno sfogo diverso da andare a sparare a qualcuno. Risse per i locali e peste cazzo di borgate. Come armi sempre solo mano toste e tatuate. In faccia c'ho tre punti e tu non puoi negarlo. Io non vedo, non sento e soprattutto non parlo. 28 febbraio 2012 Mirko purtroppo si è tolto la vita, come se avessi perso comunque un fratello, perché alla fine si volevamo veramente bene. Sto aprendo adesso il video che ho pubblicato mezz'ora fa, il nuovo video Voci dal Cemento. E questa qua è una canzone seria che parla della vita di strada, degli abusi che fanno chi ha la divisa, dei problemi comunque sociali. Quindi tu sei? Il regista Giuseppe. Ma tu hai girato tutti i video clip di Simone, giusto? Sì, anche se uno ci hanno bloccato, però vabbè. Uno hanno bloccato, uno l'hanno messo in Italia meno di 18 anni. E mo questo qua è il terzo video della quarta canzone.
È ora che scende in piazza, dove la gente s'ammazza. Sputo rabbia sulla traccia e dico le cose in faccia. Ovunque giro questo paese del merda trovo solo frecce. Le famiglie disadattate, disperate nelle borgate, rimangono nella merda e non vengono aiutate. Perché nella borgata magari tu vedi tuo padre, tuo zio, amici tua che fanno gli impicci per campare. Impicci cosa intendi? Gli impicci magari, ne so, purtroppo uno deve cominciare a spacciare. Uno va a fare una rapina in bar, uno va a rubare una macchina, rivenne. Fai queste cose perché purtroppo la società non ti dà possibilità di lavoro. E te c'è come la campi la famiglia? Oh, qua vedi, questo qua è l'arbuccione. Che cos'è? Dove vivo io? Io abito a Borgo Nuovo, che sarebbe a 500 metri da qua. Là sta l'arbuccione, dove la gente da sola c'entra. Entri là, fai a stronzo, ti fanno fini male. È normale che ognuno si difende il posto quando viene, no? Fai lo stronzo, magari vai là, fai sgommate, fai il coatto, oppure passa una ragazzetta, gli rompi i coglioni una ragazzetta, e magari può essere la pischella di uno matto che piette e spara, se lo sa. Trullo, San Basilio, Torbella Monaca, Torre Angela, Prima Valle, il Torrino, il Tufello. Qua siamo vicino alla parola Amicattivoli, che sono tutte quante borgate nei dintorni. Da qua si riesce a vedere case popolari del Triangolo, a Villa Adriana. Come si veste un ragazzo di borgata? Allora, i ragazzi di borgata si vestono principalmente con le tute nere, grigie, scure, perché ci piace anche confonderci con un po' con l'ambiente di notte. Ci piace muoverci liberamente, senza jeans stretti, giacconi sempre tutti larghi, pantaloni tutti calati e grandi tasche per metterci i soldi, quelli che non ci avevo. Brigantino orecchio, no? Tipo come stile 50 Cent, comunque prendiamo anche esempio dei rapper americani. Poi in questi posti di borgata gira parecchia droga? Non è, dipende pure dal posto. La droga sta dappertutto. Tanto dicono case popolari, borgate, cocaina eccetera. La prima cocaina traffica proprio dentro ai parlamentari. Qua se te va a fare un giro università, gira più cocaina là che qua. Tu stai andando a scuola? No, io lavoro. Che lavoro fai? Oh, ma soltanto... Ah, a scuola mi piace, non è per me studio. Se sei inacculturato però ti metti i ferri in mano, non sai fa niente. Per me conta più saper fare che saper parlare. Credete che esista un Dio? Siete cattolici? Sì, esiste, hai sempre fatto i cazzi suoi. Ecco. Giusto, giusto. Questo è giusto. Applauso! Bravo! Ormai sono diventati tutti quanti prepotenti. Nessuno pensa agli altri ma tutti ai propri sentimenti. State tutti quanti attenti se vedete l'occhi spenti. La gente si è stancata degli abusi di questi agenti. Ci vorrebbe una rivolta come l'altri paesi. Se cacciamo le palle rimaniamo tutti tesi. Tesi peggio di una corda in fottutissimo violino. Con l'intervista spero che le persone cominciano a capire a mente come sono fatto io, da dove vengo e tutto quanto, no, prende per culo per l'aspetto fisico. Gente. Sì, perché alla fine la gente deve capire, magari c'è sta uno che c'ha, magari ne so, una gamba di meno, per un incidente, quello fino a 20 anni, 25 anni, c'ha avuto una vita normalissima. L'incidente non gli ha rovinato la vita, gliel'ha complicata. E chi gli rovina la vita? Ai commenti delle persone. Devi trattare come una persona a tutti gli altri. Vabbè, però questa cosa non è facile, no? Una persona che passa e ti vede, comunque sei particolare. Cioè, però diciamo, se uno deve 30, 40 anni, guarda nel cemento anni, allora ti sblocco proprio. Dici che mi serve la scala per registrare, ma te sei ragazzino e vuoi parlare. Mo comincia pure a chiamarmi papà, visto che tua madre a me si è fatta gravità. Tu hai fatto un po' di canzoni un po' offensive. Perché questi attacchi? Perché mi ero del culo tanta gente. Tanta gente che mi ha fatto del male, che mi ha fatto rosia. E ogni parte la persona interessata sa chi ce l'ho. Dopo tutte le inculate che ho pigliato in vita mia, non mi fido manco più dell'ombra mia. E purtroppo il processo ce l'ho veramente il 9 maggio. Ma che processo? Il processo per armi. Ma se non vengo assolto mi rischio tra i 6 mesi e 2 anni di reclusione. Ma perché hai fatto male a qualcuno? No, per una storia vecchia. Però sta gente su YouTube, fai ma quello, ma che avrà mai fatto? Ma tutte cazzate. Vabbè, ma è mica bello fare. Mi dicono fio di papà. La gente non sa che io mi devo prendere vestiti firmati. Perché purtroppo le taglie 12 anni che porto io. Se tu vai a prendere una marca che non è una marca conosciuta, c'ha roba con i pupazzetti sopra. Io mi reputo una persona vera. Chi mi conosce sa che sono una persona diversa da tutti gli altri.
come tutti alla fine, ognuno ma è diverso all'altro. A livello però. Caratteriale? Caratteriale, delle cose che faccio, di tutto. Cioè diciamo le cose che faccio io, penso che in tutto il mondo qualcuno c'ha la malattia mia che fa le cose che faccio io, non c'è stato. E chiunque magari si pensa e dico stronzate, mi può contattare su benissimo sulla pagina, la pagina Facebook mia, che è Simoncino. E la pagina ufficiale mia, comunque gestisco io, quindi rompete il culo a tutti e andate avanti a quello che credete e andate retta a nessuno. Grazie Simo. Ci vediamo presto con altre cose. Ma è vero che proporzionalmente parlando dovresti avercelo lunghissimo? Per qualcuno mi ha detto quello che ti hanno dato in braccia, lunghezza delle braccia e gambe, ti hanno messo un'altra parte. Queste cose rimangono private alla fine.